Buongiorno a tutte e a tutti e bentornati nella Congrega del Terrore. Come potete vedere, da qua dietro sullo sfondo stanno sparendo alcuni libri perché siamo nel bel mezzo dell'ennesimo trasloco. Questo è tipo il quarto trasloco in 4 anni, non se ne può veramente più. È un periodo parecchio frenetico, sempre di corsa, sempre in movimento. È un po' il mio momento horror, ecco, mettiamola in questi termini. Ma comunque oggi sono qui perché vorrei raccontarvi, tra l'altro a proposito di traslochi, di un'altra storia vera, di un trasloco in una casa infestata. Giusto così, giusto per star tranquilli, insomma. Perciò direi di aprire il mio taccuino degli appunti e cominciare a parlarvi di questa storia. Prima di cominciare con la storia però vorrei un attimo contestualizzarla, nel senso che questa settimana ho avuto modo di vedere The Turning, La casa del male, che è un film disponibile su Amazon Prime del 2020 in cui recita Finn Wolfhard, che se non ve lo ricordate è quello che ha recitato anche nella serie di Stranger Things e in It. E questo film vuole essere l'ennesima trasposizione cinematografica del racconto gotico Giro di vite del 1898 di Harry James. Allora, giusto per spendere due parole su Harry James e su Giro di vite, la peculiarità di questo racconto, oltre ad essere stato quello che ha messo le basi alle storie delle case infestate, alle storie dei fantasmi, ha questa piccola particolarità di non vedere materializzato il fantasma, cioè concretizzato, quanto più una rappresentazione di quelli che sono i timori e le paure delle persone che li incontrano. Quindi diciamo che quello che vuole fare in questo racconto e nei suoi racconti in realtà è cercare di fare in modo che il lettore si immedesimi nei personaggi e che si ritrovi ad affrontare le sue vere paure. Questo racconto in particolare, come vi dicevo, ha ispirato un sacco di film e serie TV, tra cui un'altra serie sempre del 2020 disponibile su Netflix, che è The Hunting of Bly Manor, che dovrebbe essere la seconda stagione di The Hunting of Hill House, anche se in realtà non sono collegate tra di loro. Allora, la storia, bene o male, anche del film è sempre la stessa, perciò nei prossimi minuti ci saranno degli spoiler, quindi se non l'avete visto vi metto qua il minuto a cui saltare per poter poi ascoltare la storia vera a cui si sono ispirati. Allora, praticamente la storia è sempre la stessa, nel senso sia nella serie TV e nel film che ho citato, giusto per citare questi due, e cioè ci sono due bambini, Flora e Miles, che sono rimasti orfani in questo enorme maniero in Inghilterra. Il punto è che in questa casa si nasconde altro, sono successe delle tragedie che hanno portato gli spiriti di queste persone a non trovare una motivazione per passare oltre, quindi continuano ad infestare questa casa. Oltre ad infestare la casa, però, si impossessano anche dei bambini per fargli fare quello che vogliono. E in entrambi i casi, nonostante le storie in sottofondo siano un pochettino diverse, c'è sempre questa cosa dei bambini in pericoli, che però è collegata a una paura reale dell'Ottocento, in cui la mortalità infantile era molto molto alta. Perciò questo tema dei bambini in pericolo da dover proteggere è un argomento che era molto molto sentito in epoca vittoriana. Comunque, tornando un attimino alla trama, quello che succede è che la tata, che si prendeva cura di questi bambini, scompare o se ne va misteriosamente, e quindi sopraggiunge una nuova educatrice. Questa nuova educatrice si accorgerà piano piano, durante la sua permanenza nella casa, che qualcosa non torna e dovrà fare i conti con queste presenze soprannaturali per cercare di salvare questi bambini in pericolo. Allora, questa era a grandi linee la trama, in realtà non ho fatto grandi spoiler, non vi dirò neanche niente per quanto riguarda il film, vi dirò soltanto che a me personalmente la serie TV mi è piaciuta, il film no. Ma non vi dirò oltre perché non voglio fare nessuna sorta di recensione né niente. Se vi interessa però sapere di più cosa ne penso sul film, ne parlerò, o ne ho già parlato, dipende quando uscirà questo video, nel mio profilo Instagram. Comunque lo troverete salvato nelle storie in evidenza e vi lascio qua sotto il link. Tornando a noi, Bly Manor. Allora, la cosa interessante è che è vero, l'ispirazione della trama di base di questo film e della serie TV
è del racconto Il giro di vite di Harry James. Tra l'altro, piccolo aneddoto molto carino, nella serie TV di Netflix ogni episodio riporta come titoletto il titolo di un racconto di Harry James, e poi questo titolo viene in qualche modo sviluppato, ripreso all'interno dell'episodio. Quindi queste sono dei piccoli aneddoti molto molto carini. Ma torniamo a noi. Bly Manor, in realtà, per il maniero che nel telefilm si chiama Bly Manor, è ispirato a un casolare esistente realmente, che è Linton Hampner House. L'ho detto lentissimo perché non sono veramente capace di pronunciarlo. Nell'Hampshire. Allora, questo maniero ha una storia molto molto curiosa, ma in realtà dobbiamo tornare un attimino indietro prima che assuma questo nome impronunciabile. Allora, perché nel 700 in realtà c'era già una casa costruita poco distante che si chiamava Tudor Manor. In questa casa viveva una famiglia, la famiglia Stewell. Nel 1765 Lady Stewell, rimasta vedova, vende la casa alla famiglia Rickett, che si trasferisce nella sua nuova, bellissima, spaziosa abitazione. E qui arriva il bello, nel senso che fin da subito tutta la famiglia nota che qualcosa, insomma, non tornava in quella casa. Si sentono degli strani rumori, dei passi, si sente graffiare, insomma, ho un déjà vu. E tra l'altro non soltanto la casa si comporta in maniera strana, tipo le porte che sbattono all'improvviso nonostante fossero state chiuse, ma anche la servitù si comporta anche lei in maniera un po' strana. C'è da dire però che sono gli stessi che hanno lavorato sotto la famiglia Stewell che sono rimasti nel Tudor Manor con la famiglia Rickett. Ad un certo punto sia i componenti della famiglia che anche le cameriere cominciano ad avvistare e a girovagare per casa una strana figura oscura, una donna vestita di raso nera che se la passeggia allegramente per i corridoi. Nel 1769 il signor Rickett deve partire per un viaggio di lavoro e andare in Giamaica. A questo punto la moglie e le cameriere, rimaste a casa da sole, cominciano a sentire altri rumori, dei rumori di passi di stivali che camminano dal piano di sopra. Questi rumori cominciano a farsi man mano sempre più frequenti, di sottofondo rimangono sempre anche i graffi, le porte che sbattono e tutto quanto, ma si uniscono anche dei sussurri che aleggiano tra le stanze del maniero, che però pian piano diventeranno delle voci e poi dei veri e propri discorsi fatti da persone invisibili che non esistono. Loro non vedevano nulla, sentivano soltanto questo continuo vociare senza però riuscire a capire che cosa stessero dicendo. Queste voci pian piano diventeranno anche delle urla, dei versi di animali e anche dei colpi di pistola. Questa cosa delle urla, versi di animali, delle conversazioni, non vi ricorda qualcosina? Forse le voci di Enfield. Vi lascio qua sopra il linketto per andarlo a vedere in caso ve lo siate persi. Diciamo che tutta questa faccenda inizia un po' a incuriosire le persone, tant'è che si recano nella casa ad investigare le autorità dell'epoca. Tra di loro troviamo l'ammiraglio Jervis, che è il fratello di Lady Rickett, il capitano Luttrell. Allora, loro arrivano in questa casa, cominciano a fare tutte le loro indagini, i loro sopralluoghi, e loro stessi sono testimoni di questi strani avvenimenti. Non riuscendo a dare una spiegazione, decidono di dichiarare la casa inabitabile per qualsiasi essere umano, e perciò nel 1772 la famiglia Rickett fa i bagagli e abbandona la casa. Tuttavia si dice che i fenomeni siano in realtà continuati fino al 1793, quando la casa è stata demolita. Durante la demolizione però della casa hanno ritrovato una scatola sigillata con all'interno lo scheletro di un piccolo bambino, di un neonato. Vi ricordate che vi dicevo all'inizio che la casa era stata venduta alla famiglia Rickett da Lady Stewell, rimasta vedova? Beh, allora, a quanto pare quello scheletro apparteneva in realtà al figlio illegittimo di Lord Stewell, avuto con la sorella di sua moglie, quindi con la cognata. Lady Stewell, una volta scoperto l'adulterio, ha ucciso il marito, la sorella e il bambino. Dopodiché, perseguitata dai loro spiriti, ha deciso di andarsene da quella casa e passare e scaricare il barile a qualcun altro. Sta di fatto che poco lontano dal Tudor Manor hanno costruito quest'altra casa, che è appunto Linton Hampner House.
in cui a quanto pare continuavano ad esserci dei rumori strani, degli strani avvenimenti, continuavano insomma a sentire qualcosa che non funzionava. A questo punto, ad indagare nella casa, è arrivato Trevor Hall. Trevor Hall è nato nel 1910, morto nel 1991, ed è stato uno studioso e un investigatore con una mente molto molto scettica su tutto ciò che è paranormale, tant'è che lui ha andato a rompere tanto tanto le scatole anche a tutte quelle associazioni paranormali che sono nate nel corso del secolo scorso. E tra l'altro si è interessato molto anche a questa storia del Linton Abner House e ha deciso di recarsi sul luogo più o meno a metà del Novecento e ha svolto le sue indagini. Secondo lui il soprannaturale non aveva nulla a che fare con tutti i rumori che sentivano, ma in realtà erano tutti dovuti a dei fenomeni microsismici dovuti all'assestamento della casa per una falda acquifera che si trovava nel sottosuolo e che paure e superstizione hanno ingigantito a tal punto da pensare ci fossero dei fantasmi all'interno del maniero. In ogni caso, questa era la storia che vi volevo raccontare oggi, un'altra storia di case infestate che sono le mie storie preferite. Io adoro tantissimo i fantasmi, il soprannaturale, tutto ciò che è casa infestata, a me piace. Ci sono due cose che mi rendono felice: le case infestate e gli zombie. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se la conoscevate già e soprattutto cosa ne pensate, se avete visto il film, la serie TV e anche lì se vi sono piaciuti oppure no. Io vi ripeto, la serie TV mi è piaciuto molto, il film no. Come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video, vi lascio qua sotto in descrizione i link alla pagina Instagram, al blog e al secondo canale di Ripley's Coven Art, la Congrega dell'Arte. Vi ricordo che mi trovate tutti i giorni dal lunedì al sabato in diretta su Twitch sul canale di Marragis Castle, che trovate sempre comunque qua sotto in descrizione. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su, seguite il canale, iscrivetevi e attivate la campanella e noi ci vediamo alla prossima Horror Story.